C'è qualcuno? No. Solo il vento. Era da aspettarselo. Neppure il vento sa come comportarsi qui. Kumbaya, il nostro leader è arrivato. Ritra, tra la la. Proprio così. Beh, eccomi qui. Che la festa abbia inizio. A lui le reliquie sacre, quelle con l'emblema del sei. Le... che? Ah, le reliquie! Un momento, devo solo controllare. Mi dite di nuovo di che tipo di reliquie si tratta? Le più sante delle sacre reliquie, quelle con l'emblema del sei. Ecco il mio psichedelico testo sulle reliquie. Sono così folli da farti andare nel panico. Sì, sarà meglio chiamare un medico. Prendi una pillola o impazzirai, perché noi tutti siamo una sorta di reliquie dipendente, l'emblema del sei, e che... Ma non eravamo d'accordo con lasciarmi fare una solo di rap. Perciò volete le reliquie. D'accordo, se è tutto qua. Una delle reliquie sacre con l'emblema del sei. Una delle reliquie sacre con l'emblema del sei. Oh, waka 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 waka! Una delle reliquie sacre con l'emblema del sei. E ora non tutte le lavatrici sono in funzione. Il lavaggio abbia inizio! Cosa? Ehi! Devo trovare un modo di uscire dalla macchina nello stesso momento dei vestiti di Kletus. Preferibilmente prima che cominci a restringermi. Scegli la reliquia. Scegli la reliquia. Basta! Scegli la reliquia. Scegli la reliquia. Scegli la reliquia. Basta! Scegli la
È stato provante. È finita. Il lavaggio è terminato. Kumbaya, figliolo. Già. Amen. E ora è la volta dell'operazione dentale. Perfetto. Cosa? No, vi prego. No, no. Parliamone. Che cosa? Io... Ah! Mi sento così sudicio. Non importa. Almeno ho recuperato i vestiti di Cletus. Ehi là! Non c'è bisogno di nascondervi. Sono io, il vostro Rufussino. Ah, vai a quel paese. Pronto? Reception? Sei un uomo morto. Sono cosa? Sì, è la reception. Sempre al suo servizio, a meno che non sia rimasto bloccato nell'ascensore. Ascensore? Non ho visto nessun ascensore qui. Neanch'io. È per quello che non potrei aiutarla. La prego, lasci libera la linea. Un attimo, chiamo dalla mia camera. Beh, allora è diverso. Qual è il numero della sua camera? Numero 5. Davvero? Sfigato. Posso aiutarla? Ci servono urgentemente degli asciugamani puliti. Oh, temo che si trovi nell'hotel sbagliato. Sono anni che non vediamo niente del genere. Allora cosa mi porterò a casa come souvenir? Che ne pensa di una malattia infettiva? Mi creda, ci custodirà nei suoi ricordi per anni. Ammesso che per allora il mondo non sia ancora finito. Posso fare qualcos'altro per lei? Mangerei volentieri qualcosa. Wow, ha proprio un bel fegato. Mi piace. Ha preso il suo menù in reception? È proprio necessario. Qual è il problema? Diciamo semplicemente che ci sono alcuni ospiti in questo hotel che preferirei non incontrare. Ah, la capisco. Succede a tutti, mi creda. Non puoi magari consigliarmi qualcosa? Certo, certo che posso non consigliarle qualcosa. D'accordo, allora leggimi il menù. No, così non si può. Il mio stomaco è estremamente sensibile. E poi deve firmare un esonero da eventuali reclami per danni prima di poter persino guardarlo il menù. Lascia stare. Passerò dalla reception appena sarai di nuovo solo. Oh, sarebbe molto carino da parte sua. Posso fare qualcos'altro per lei? Ups, numero sbagliato. Nessun problema, succede spesso. Pensiamo sia a causa delle radiazioni elettromagnetiche della discarica di rifiuti radioattivi. O del cimitero indiano, uno dei due. Eccomi qua. Pronto? Sempre al suo qual è il numero? Camera 1. Oh, ancora l'ispettore. Se chiama per il letto, quelle non sono macchie, è la fantasia del tessuto. Cosa che mi fa venire in mente, dorme spesso con la bocca aperta. Perché in quel caso... Già, d'accordo. Non si tratta del letto. Ah, tanto meglio. Cosa posso fare per lei? Vorrei tanto pranzare adesso. Wow, ha proprio un bel fegato. Mi piace. Ha già scelto qualcosa dal menù? Ha tenuto il suo menù, vero? Il menù? Sì, quello che ha preso qui in reception. Lei è l'ispettore Cletus, giusto? Certo che sono l'ispettore Cletus. Chi altri se no? Capelli viscidi, carattere viscido. E intanto mi è passata la fame. Vorrei piuttosto cambiare argomento. Cletus, sì, in carne e ossa.
Vorrei parlare con il mio assistente. Subito, lo mando giù in camera sua, se è d'accordo. Perché no? E mentre scende, digli di canticchiare la canzone del babbeo vagabondo. Riferirò. Grazie. Finalmente, ora la reception dovrebbe essere vuota. Devo assicurarmi di non incontrare Oppenbot. Ed ecco il babbeo vagabondo, babbeo vagabondo, il babbeo vagabondo. Il tonto scemotto, tonto scemotto, tonto scemotto, babbeo vagabondo. Sì? Cosa c'è? Mi ha fatto chiamare, ispettori? No, per niente. L'ha fatto? Ha appena chiamato alla reception. So perfettamente cosa ho fatto e cosa non ho fatto. Comincio a credere che tu soffra di sovraccarico acuto del processore. Ma ho sentito io stesso la sua voce. Se hai dubbi sulla mia voce, allora stammi bene a sentire. Non disturbarmi mai più senza un buon motivo. Ci siamo intesi? Sì, sì, certo, ma... Ma cosa? Ah, l'ispettore. È tutto di suo gradimento? Beh, lungi dall'esserlo. Sto morendo di fame. Grandioso! Mi piace. Ha già scelto qualcosa dal menù? Ha tenuto il suo menù, vero? Il menù? Sì, quello che ha preso qui in reception. Lei è l'ispettore Cletus. Certo che sono i capelli visci. E intanto mi è passata la fame. Vorrei più... Cletus, sì. Ah, l'ospite della camera 5. Non si preoccupi, i mal di testa scompaiono dopo qualche giorno. Cosa? No, vengo per il menù. Divertente. La maggior parte degli ospiti se l'è data a gambe proprio a causa del menù, lo sapeva? E persino il nostro vecchio cuoco è finito dentro per via del menù. Posso avere il menù o no? Immediatamente. Deve semplicemente firmare questo esonero prima. Ah, ma è un fazzolettino per il naso. Già, vede, sono piuttosto alte le probabilità di prendere qualche malattia a causa del nostro cibo. Stilare un modulo esaustivo avrebbe richiesto un lavoro troppo impegnativo. E il nostro avvocato è caduto in depressione. Perciò ci limitiamo a copiare la firma del cliente sull'apposito modulo di esonero di responsabilità. Questo sì che si chiama risparmio. E la prego, firmi con una W come iniziale del nome. Cioè... Vufus? Esatto, il cassetto della R è bloccato. Oh, d'accordo. La ringrazio. Ecco che arriva il babbeo vagabondo, babbeo vagabondo, babbeo vagabondo. Ok, gente, devo andare. Finalmente. Il tonto scemotto, tonto scemotto, tonto scemotto, babbeo vagabondo. Pronto? Reception? Sempre al suo servizio. Qual è il... Camera 3. Ah, finalmente riesco a contattarla. Ho ricevuto una serie di lamentele riguardo a lei. Schiamazzi, cattivi odori, disturbo della quiete, molestie. No, un momento. Quelle riguardano me. A ogni modo, la cosa più importante è che non ha ancora pagato la sua consegna. E già che ci siamo, cosa ci deve fare con tutti quei bolli? Ho detto camera 3? Ovviamente volevo dire... Camera 9. Wow! I demoni della camera maledetta! Beh, la più maledetta! Perché non mi lascia un po' in pace? Ho fatto tutto quello che mi ha chiesto. La vecchia coppia, l'autore simpatico, persino la giovane attrice. Mi sono occupato di tutti. Ok, non ho cambiato le lenzuola, ma bisogna pure avere dei limiti. Ho detto camera 9? Ovviamente volevo dire... Camera 1. Oh, ancora l'ispettore. Cosa posso fare per lei? Vorrei ordinare in camera qualcosa di esageratamente costoso. In realtà...
realtà non offriamo nessun servizio in questo hotel, ma se lo desidera posso adornare la sua fattura con una tremenda sovrattassa che apparirà alla voce errore contabile. Oh, sarebbe fantastico. Oh, nessun problema, l'avrei fatto in ogni caso. Procedura standard, sa cosa intendo. Posso fare qualcos'altro per lei? Vorrei tanto pranzare adesso. Ha già scelto qualcosa dal menù? Gradirei... uno stufato di cervello di pesce, per favore. D'accordo, la vita è sua. Il pranzo verrà servito alle 12 in punto. La prego di essere puntuale. La sala da pranzo ospita spesso una famiglia di scarafaggi. E lo stufato adora andare a caccia di quegli animaletti in giro per la stanza. Perfetto, avvisami in tempo. Non si preoccupi, chi sono io per negare a un giovane audace il suo ultimo desiderio? Ricorda, camera 1, Cletus. 12 in punto, Cletus. Cervello di pesce in umido, pala, busta dell'immondizia, ho annotato tutto. La richiamerò. 12 in punto, ricevuto, grazie mille. Ehi, la vera arte sta nel riuscire a far sentire il cliente come un re. Sempre gentile, sempre amichevole. Poi puoi anche sputare sui suoi asciugamani o sul suo cibo, è chiaro. Molto istruttivo. A proposito, avevo un ordine... Wow, per tutti gli zii degli ornitorinchi, è già mezzogiorno. Signor Cletus, il suo pasto è servito. La attende nel ristorante. Quale pasto? Quello che ha ordinato, vecchio mattacchione. Carne di ratto? Assolutamente no. Mi creda, la troverà davvero deliziosa. Certamente, faccia con cuore. Vedi? È così che bisogna fare. Sempre gentile e con una serie di frasi selezionate. E in caso di dubbi, menti. La vendetta è un piatto che va servito con pesce scadente. La fame ti aiuterà a mandarlo giù, ma poi come farai a tenerlo dentro? Per dindirindina! Non mi dica che ha già finito di mangiare! Avevo una fame da lupi. Già, i nostri piatti sono un toccasana per quel tipo di problema. Scommetto che non vede l'ora di tornare nella sua camera. Ecco la chiave. Troverà delle buste di carta sotto il letto. Non entra neanche questa. Ma che diavolo? No, ma andiamo. Il tipo della reception mi ha dato la chiave sbagliata. Ed ecco che torna l'ispettore, che sorpresa. È tutto di suo gradimento? Non c'è niente di mio gradimento. Mi hai dato la chiave sbagliata, babbeo. Porca miseria, ha ragione. Risolverò tutto in un momento. Credo proprio che avrò bisogno di un trapianto di papille gustative. Ha detto qualcosa? Sì. Che ne dici di una stimolante conversazione? Prima di darmi la chiave, mi piacerebbe sapere la tua opinione sui più grandi problemi della società di oggi. Quando sarò tornato, intendo. Ma come diavolo? Sono riuscito a mandar giù la tua poltiglia? Mi piacerebbe tanto saperlo. Avanti, dammi la chiave della mia stanza. Devo sciacquarmi la bocca il prima possibile. Stavo proprio per farlo. Ma prima, mi piacerebbe esporle un paio di personali teorie, come promesso. Cose? Veloce adesso. Devo evitare che Cletus prenda la chiave giusta.
Sapeva che i broccoli sono il risultato di un esperimento militare fallito. Poltergeist, terremoti ed anche radiazioni cosmiche. E questo non comincia neanche a rispondere alla sua domanda. Mi dice di nuovo cosa desiderava? Posso avere la chiave per la mia camera? Oh, ma certamente! Non mi sento me stesso oggi. Allora sei fortunato. È tornato ancora. Non mi dica che c'è qualche altro problema. Assolutamente sì. Mi hai dato di nuovo la chiave sbagliata. Ecco. Beh, per tutti gli zii dei tossici. Saranno tutti i farmaci che prendo. Sapevo che sarebbe stato un errore cambiare spacciatore. E quindi? Posso avere la mia chiave adesso? Solo un attimo. Non appena l'effetto svanirà, i numeri dovrebbero tornare ai loro posti. Non voglio sbagliarmi di nuovo. Ispettore, non dovremmo considerare l'idea di cambiare hotel? Qui succedono cose strane. Calma, Oppenbot. L'unica cosa strana qui è il tuo cappello. Più il cambio d'orario, meno l'anno bisestile, 12 in su, 6 in giù. Perfetto, l'orologio funziona di nuovo. Ed ecco la sua chiave. La prego di controllarla. Sì, sembra quella giusta. E se mai tornassi a lamentarmi, ti autorizzo a mandarmi a quel paese. Davvero? Oppenbot ne è testimone. Non è così, Oppenbot? Perché no? Ho assistito a così tante cose strane oggi che... cosa? Dove è andato? Va tutto bene, ispettore? Niente va bene. Mi hai dato per l'ennesima volta la chiave sbagliata. Dice sul serio? Nella vecchia fattoria, ia ia o. Oh. Quante bestie a zio Tobia, ia ia o. Oh. Non me le ricordo mica. Rufus! Ha! La valigetta, finalmente! Ora presto, prima che torni Cletus. Oh oh, sento dei passi. Maledizione, è Cletus! Dove mi nascondo? Un altro morso di questa porcheria e sarei stato costretto a lavarmi i denti. Avrei dovuto immaginare che il cibo sarebbe stato pessimo in questo postaccio. Fortuna che ho dei cioccolatini allo champagne. Altrimenti morirei di fame. Devo sbarazzarmi di lui in qualche modo. Ma come? Stando all'etichetta, dovrebbe produrre un'interessante reazione chimica. Oh, cacchio, sarà una figata! Eh? E adesso? Niente sibili, niente esplosioni. Beh, almeno l'odore è buono. Una specie di profumo di fiori di campo marci e stramarci di boom. Ecco fatto. Li ho invertiti, credo.
cioccolatini allo champagne non hanno questo sapore. Ho bisogno di lavarmi i denti. Presto, presto, presto. Più dentifricio. Huh? Avrebbe già dovuto fare effetto. Oh no! Quanto sono stupido. Ho scambiato i dentifrici mentre li stavo scambiando. Li ho scambiati doppiamente. E ora... Oh. Forse non avrei dovuto metterne così tanto sul mio spazzolino. Ma col diavolo! Sono stato io! Pare di sì. Anche da incosciente sono una vera arma segreta. Oh. Signor Cletus! È lì? Va tutto bene? Sì, sto bene. Cosa c'è? Ho bisogno della valigetta con i soldi. Devo saldare il conto della camera. Nessun problema. Fortuna che ho un'ottima memoria fotografica, altrimenti avrei fatto un bel casino. Ecco. E ora lasciami in pace. Sono occupato. Come desidera, signore. Finalmente. Sapevo che avrebbe funzionato. Non era proprio un gioco da ragazzi, ma sono un esperto in situazioni delicate. Doc rimarrà a bocca aperta e mi dirà: giovanotto, riesci a rendere possibile l'impossibile. Finalmente ho tra le mani questa... cosa... com'è che si chiamava? Porcellana rarissima. Oh no, quell'idiota ha preso la valigetta sbagliata. No, non ci posso credere. La prego, mi creda. Nessuno sta cercando di ingannarla. Deve esserci stato un malinteso. Sono sicuro che l'ispettore potrà spiegare ogni cosa. Ma certo che potrà. Ah, oh, signor Cletus. Sono così felice che sia qui. A quanto pare c'è stato un errore con le valigette. Non c'è problema, me ne occupo io. Un momento, per favore. Ho una chiamata. Eh? Viene dalla sua camera. Oh, allora è... per me. Pronto? Sì, qui parla... Openbot. Come? No, è impossibile. Ma come è scomparsa? È per me? Venire qui? No, aspetta, non credo sia necessario. Resta in camera tua. Io... Pronto? Cos'è stato? Hanno sbagliato numero. Aspetta qui un attimo, Openbot. Torno subito. Probabilmente arriverò dall'altro lato. Cosa? Ma... confesso che tutto questo comincia a essere troppo per me. Che rapidità! Openbot, che cosa succede qui? È proprio quello che stavo per chiederle. Aspetta. Quella è la valigetta con i soldi? Temo non lo sia ancora. No. Hai preso la valigetta nella mia camera? Ma lei lo sa bene? Io so solo che qualcuno mi ha rubato la valigetta. Non ci capisco più niente.
Quando il caos annega l'ordine, il genio prende la tavola da surf. Doc, ho con me il tuo commutatore al plasma. Bungete, bangete, pelliccia di mammut. Che succede qui? Rufus, l'operazione è stata un successo. Sono finalmente tornata a essere me stessa. Yeah! Yeah? Sì, yeah, fantastico, ma come... Sì, beh, questo è... Doc, avevi davvero bisogno del commutatore di pelliccia di mammut? Pelliccia di... che? Ecco, è una storia divertente. Non ci posso credere. Volevi liberarti di me. Cosa? Sì, proprio così. Mi hai affidato un compito demenziale per tenermi lontano. È davvero meschino da parte tua. Sta dicendo la verità, Doc. Bozzo? Ecco... Beh, pensavamo che... E io che pensavo che foste suoi amici. Oh, andiamo, Gal. Sai com'è fatto. Non importa cosa tocchi, finisce sempre nel caos più completo. Ha distrutto il mio peschereccio. Gne. Sul serio? Siamo davvero a questi livelli? Lascia che ti dica una cosa su Rufus. Lui è... Ma dove si è cacciato? Avanti, è in fretta! Profiggetegli l'ugola con degli stuzzicadenti! Magari più tardi. Camera 1. Ottimo. Lurida banda di traditori. Io... Ah, Cletus, eccoti! Rufus, aspettami! Mi dispiace, Doc e Bozzo... Oh! E vedo che hai ritrovato la tua fidanzata. Eccellente! Ah! E cosa succede qui? C'è nessuno in questo dannato... Ma che... Tu! Andiamo, Gal! Scappiamo via! Drago de giugulare! E peporra! Ehi! Fermi! Non vi muovete! Dobbiamo sbarazzarci di Cletus. Ci sto lavorando. Drago di giugulare! No, ti prego! Mi stai scambiando per qualcun altro! Gal, che ci fai qui? Oh! Ehi, torna indietro! Ai, che dolore! Quanto vorrei lanciare questa pazza addosso a Cletus! Dov'è finita la tua fidanzata? Vorrei tanto saperlo anch'io! Dobbiamo sbarazzarci di Cletus! Ci sto lavorando! Wow, ti ho preso! Ci deve essere un errore! Non ti conosco neppure! Morte all'impastore! Eccovi finalmente! A cosa si deve questo ridicolo nascondino? Che sta succedendo qui? È evidente che quella donna ce l'ha con noi. Sì, pare proprio di sì. Dovresti prenderti più cura dei tuoi prigionieri. I miei prigionieri? Sei stato tu a trascinarla qui. E a proposito, dov'è adesso? Avrà aperto la porta sbagliata. Tanto meglio. Adesso non c'è più nulla che ostacoli la nostra partenza. Partenza? Per Portafisco, naturalmente. L'ultima nave per Elysium sta aspettando solo voi due. A meno che non preferiate rimanere qui. Effettivamente, pensandoci bene... Gal, possiamo parlare un momento? È la nostra chance. Ci porterà direttamente a Portafisco. E ci metterà lui stesso su quella nave. E se scoprissero chi sei veramente? Non avremo mai più un'occasione del genere. D'accordo, allora. Correremo questo rischio. Sta tranquilla, c'è Rufus con te. Ma promettimi che ti comporterai in modo degno e solenne. Proprio come Cletus. Promesso.
Gamba in spalla, buon uomo. Ci conduca dunque al vostro nobile destriero. Il mio sangue di cavalleresche origini sta già ribollendo. Sì. Dopo di voi. La sua interpretazione non è poi così male.